REMAC, laboratorio prove su materiali, fondato nel 1986 dall'ingegnere Giuseppe Mascaro, offre servizi di sperimentazione nel settore civile, prove su materiali e sulle strutture. La PREMAC garantisce l'affidabilità dei risultati ottenuti attraverso l'impiego di strumenti innovativi. PREMAC, Viale Santuario di Dipodi, Feroleto Antico, telefono 0968 45 38 48, email info@premac.it. Mediterraneo è una collana sul mare, come il mare si muove dentro e non sai bene dove, è una donna libera e no, non la puoi tenere, come marinai ti può sfuggire quando vuole. Mediterraneo è l'arte degli artigiani e mia madre che ha visto bucanieri e saraceni, più antica di Roma e nemmeno Roma la tenne nel sacco. E la storia d'Italia magari vista dal di sotto, o forse una nave che non prende porto ancora. Mediterraneo vola, Mediterranea, 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 la storia che si fa vita, sta nei vicoli bui, su ogni pietra scolpita. Mediterraneo è un eroe sul delfino, un irlandese che diventerà patrono, terra di Paisiello, Federico e dei D'Aquino, è un ponte sul mare fra il tuo cuore e il mio cuscino. Benvenuti alla terza puntata di Sottosopra Fly. Chiunque voglia mettersi in contatto con noi può farlo alla mail e al telefono che sono in sovraimpressione. Bentrovata alla nostra Maria Grazia, bentrovati tutti voi. Buonasera, bentrovati a Sottosopra Fly. Il nostro ospite di oggi è il signor Giuseppe Gigliotti, responsabile di Ambiente Calabria di Italia Nostra e responsabile della sezione di Italia Nostra di Lamezia Terme. Benvenuto. Grazie. E vogliamo subito chiedere quali sono i compiti istituzionali di Italia Nostra? Italia Nostra si occupa in maniera prevalente, quindi anche dal punto di vista istituzionale, della salvaguardia, tutela, valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale, ambientale, paesaggistico. E Italia Nostra ha una vita di oltre 60 anni, è la prima associazione ambientalista italiana. E si propone anche la gestione di opere, monumenti, parchi, e quindi a livello istituzionale sono questi i temi che fanno di Italia Nostra una componente fondamentale della nostra Italia, della nostra Repubblica, e quindi anche qui in Calabria, a Lamezia, siamo su questo terreno che ci stiamo dando da fare. E quindi, cari amici, partiamo subito con l'ambiente. Thank you.
Viotti, abbiamo un'altra domanda per lei. Quali sono le risorse ambientali da tutelare in Calabria? Guardi, voi avete fatto vedere delle immagini assolutamente stupende che danno l'idea anche a chi per la prima volta si avvicina alla nostra regione di cosa può offrire la Calabria, delle bellezze uniche, imparagonabili. Spesso noi calabresi abbiamo il difetto di non riconoscere quello che abbiamo di così valido, di così unico. Faccio solo un esempio. È considerata da istituti di grandissimo rilievo internazionale l'aria che si respira in Sila è la più pura d'Europa. Già questo basterebbe ad indicare quello che è di per sé un patrimonio e che va tutelato, va salvaguardato e va quindi valorizzato. Noi abbiamo un'immensità di ambiente in senso lato da salvaguardare e da valorizzare, perché la Calabria è bella dappertutto. Si pensa soltanto che la massima distanza tra il mare e la montagna, la massima, è 50 chilometri. C'è un'idea, no? In mezz'ora sei da una parte all'altra. Noi dobbiamo valorizzare l'ambiente marino, ma prima ancora di valorizzarlo dobbiamo tenere pulito. Dobbiamo fare in modo che non succedano più gli scandali che sono successi negli altri anni. Cioè di avere un mare bellissimo, delle coste bellissime, ma di avere un mare inquinato. Allora facciamo in modo di non arrivare, quando c'è ormai l'approssimarsi della stagione estiva, e dover ancora una volta denunciare che i nostri mari sono inquinati o sono sporchi. Perché questo chiama in causa poi la responsabilità di chi dirige la cosa pubblica. Non si può far finta di nulla e non si può arrivare poi a luglio-agosto come se nulla fosse. Noi l'allarme lo stiamo lanciando da anni, i nostri mari devono essere puliti. Quindi da questo punto di vista bisogna fare in modo che tutto ciò che sfocia in mare e non è pertinente con un ambiente salubre del mare debba quindi essere salvaguardato, corretto e fare in modo che in Calabria arrivino, per le bellissime immagini che voi avete mandato della montagna, che arrivino per il mare. Il mare deve essere pulito, trasparente, deve essere una risorsa e su questa risorsa noi ci dobbiamo scommettere. Ma noi dobbiamo scommettere anche e valorizzare flora e fauna, dobbiamo valorizzare alberi. Noi abbiamo una miriade di alberi secolari che non si trovano da nessuna parte. Pensi soltanto anche ad alcune piante particolari, il bergamotto, tanto per un'idea che è riconosciuta, voglio dire, un po' in tutto il mondo, ma dal cedro, ma da tantissime piante anche medicinali che crescono solo nella nostra regione, che vengono usate anche da questo punto di vista. Cioè, sull'ambiente noi ci dobbiamo rivolgere tutta l'attenzione possibile e immaginabile, perché l'ambiente non è qualcosa che è diverso da noi. L'ambiente siamo noi. Anche da questo punto di vista, noi come Italia Nostra stiamo facendo dei progetti educativi, perché bisogna anche educare all'ambiente, educare al paesaggio, educare alla bellezza, perché si può guardare un'opera di uno scultore, la più bella di questo mondo, ma se non si ha l'educazione a guardare, a capire, a comprendere, bene, anche quella bellezza, a quella bellezza non si dà il significato che è proprio. Chiedo scusa, Giuseppe. Dunque, hai citato la depurazione, no? Così anche la gestione dei rifiuti, insomma, quello che alla fine sporca l'ambiente. Secondo te, dove si inceppa la filiera della pulizia? Cioè, dov'è che noi pecchiamo? A livello tecnico, a livello politico, a livello gestionale? Non abbiamo le risorse? No, che analisi possiamo fare? Io sono sempre stato convinto e sono convinto che non è un problema di risorse. Cioè, semmai il problema è di come le risorse
vengono utilizzate, e questo è un altro discorso. Per quanto riguarda la decorazione, ecco, c'è un fatto che a Lamezia sta scoppiando, è scoppiato in questi giorni, perché i lavoratori addetti alla decorazione non vengono pagati ormai da alcuni mesi. Beh, ci sono degli enti pubblici che devono pagare, devono dare i soldini, ed è ora che questo avvenga. Noi abbiamo una risorsa che possiamo quindi presentare, abbiamo una risorsa che può catalizzare un numero notevolissimo di turisti. Direi, cari amici di Sottosopra, che è una denuncia forte quella del responsabile ambiente di Italia Nostra. Ma non è la prima volta che io la faccio questa denuncia, io l'ho fatto anche negli altri anni, negli anni scorsi ho fatto queste stesse denunce. E qual è il guaio? A queste denunce poi non c'è un seguito, a meno che il seguito non avvenga tramite l'autorità giudiziaria, come è avvenuta negli anni passati, che sequestra poi alcune strutture quando proprio. Ma quello che dovrebbe fare questo mestiere è la politica. La politica invece ne fa altri di mestieri, non sempre nobili, per come dovrebbe fare. E aspettiamo che sia poi la magistratura ad intervenire. Questo è la grande verità. È un fiume in piena il nostro Giuseppe Gigliotti. Maria Grazia, adesso direi che è il momento di presentare un'altra cosa. Sì, diciamo, abbiamo parlato adesso quindi del nostro patrimonio ambientale, passiamo adesso al nostro patrimonio architettonico con la prossima clip. Di solito si consiglia di non voltarsi mai indietro per andare avanti, eppure sembra che in tema di prevenzione dei terremoti da oggi si dovrà guardare al passato. Alcuni test sviluppati nel laboratorio di prove meccaniche dell'Istituto per la valorizzazione del legno e delle specie arboree del CNR di San Michele all'Adige dimostrerebbero infatti l'efficacia del sistema costruttivo redatto dai Borboni dopo il catastrofico terremoto che nel 1783 distrusse gran parte della Calabria meridionale, contando 30.000 vittime. Il codice per la costruzione degli edifici raccomandava l'utilizzo di una rete di legno all'interno della parete in muratura. L'efficacia di questo sistema costruttivo si dimostrò durante i successivi eventi tellurici che colpirono nuovamente la Calabria nel 1905 e nel 1908, circa 9 gradi di intensità sulla scala Mercalli, magnitudo 6.9 sulla scala Richter. Danni non significativi, con limitate porzioni di muratura collassate e in nessun caso crolli totali. Allo stesso modo si comportò anche il Palazzo del Vescovo di Mileto, ricostruito dopo il 1783, adottando gli accorgimenti antisismici contenuti nel regolamento borbonico. Per le prove è stata ricostruita una parete con inserti in legno e sono stati imposti alla sezione una serie di spostamenti alternati nelle due direzioni via via crescenti, così da simulare il comportamento alle azioni sismiche, anche le più importanti, della parete intelaiata. La parete ha dimostrato un eccellente comportamento antisismico, evidenziando una buona duttilità garantita dal riempimento interno dei telai, con qualche piccola espulsione di muratura, mentre gli stessi telai di legno sono rimasti quasi completamente integri. L'esito del test ha dimostrato che un sistema costruttivo ideato a fine Settecento come quello borbonico è in grado di resistere a eventi sismici di una certa rilevanza e che questa tecnologia, una volta compiuti dovuti approfondimenti adottando sistemi di connessione innovativi, spiegano dal CNR, potrebbe essere favorevolmente applicata a edifici moderni, garantendone stabilità e dando sicurezza alle persone che li abitano. Chi l'avrebbe mai detto che le murature borboniche fossero state studiate sismicamente? Quindi il nostro passato è quello del Borbone e ne dobbiamo anche andare un po' orgogliosi. Le università stanno studiando il comportamento sismico di molte murature borboniche realizzate con muratura e intelaiatura in legno, cara Maria Grazia. Quindi il nostro passato è importante, ma il nostro passato riguarda anche Italia Nostra dal punto di vista architettonico. Certamente. Italia Nostra fa proprio del restauro, no? Uno dei campi di battaglia più importanti ed impegnativi. Cioè, la clip che è stata mandata ora in onda dimostra, ecco, che c'è una storia dove si è scelto di costruire bene, di costruire in maniera antisismica, che poi significa costruire
e garantire anche la salvezza, no, di tanta gente che poi abitava quelle case, abitava quelle strutture, abitava quei palazzi. A differenza di quello che avviene oggi, perché mi piace sempre fare un po' il paragone, no? Oggi noi assistiamo a ponti che vengono costruiti, dove si spendono miliardi, miliardi di euro e dopo un anno, sei mesi, due anni cadono e si sbriciolano come fosse un cartapesta. Ma io mi domando, ma con quale criterio vengono costruite? Ma la stessa cosa e la stessa insipienza viene usata e utilizzata quando si costruiscono scuole. Cadono scuole e in queste scuole ci sono i bambini, ci sono i figli nostri. Ma è possibile che non prevale un senso minimo di responsabilità? Perché dobbiamo anche noi mettere l'accento su questo fatto. Le disgrazie che avvengono non avvengono perché c'è un cattivo lì in alto che decide che deve crollare una casa, una chiesa, un palazzo, un ponte. No, questa è conseguenza o a volte del mancato controllo che sarebbe invece necessario, o perché si cerca sempre di speculare, no? Quante volte si sente dire che lì non andava utilizzato un certo tipo di cemento ma che aveva un costo, allora se ne utilizza un altro tipo che ha un costo inferiore, o dove andava collocata una certa quantità di un determinato prodotto se ne colloca una quantità inferiore, oppure un prodotto di qualità inferiore. Bene, questo non è più consentito, non è più consentito, perché si dimostra sempre di più che quando si costruisce con coscienza, si costruisce con criterio, con senso di responsabilità, rispettando i criteri appunto antisismici, anche quando si verifica un evento che non è sempre controllabile, come può essere il terremoto, ma anche su questo bisognerebbe dire che tanti sono anche in qualche modo incentivati, no? Su questo mi riferisco per esempio alla questione delle trivellazioni, al referendum che ci sarà tra poco per quanto riguarda appunto le trivellazioni, perché posso solo rubarvi solo un minuto, no? C'è tanti smottamenti che poi sono alla fine anche terremoti, vengono causati proprio dalle trivellazioni. Queste trivellazioni creano anche questo. Ripeto, i terremoti non dipendono solo da questo, ma anche da questo. Allora, da questo punto di vista, noi dobbiamo guardare alla salvaguardia, alla tutela, dobbiamo guardare quindi a fare in modo che le costruzioni avvengano con criteri che rispettano le normative e che abbiano a cuore poi le sorti di tutti noi, le sorti del nostro paese, delle nostre regioni. La clip dimostra questo, la clip dimostra questo, che nel passato chi ha costruito bene e ha costruito in maniera antisismica, bene, noi abbiamo la prova che ancora resistono, dopo secoli e secoli ci sono delle opere che resistono. Tu hai fatto vedere, avete fatto vedere lì anche a Mileto, no? Per quanto riguarda anche la casa vescovile, mi permetterei solo di dire che quello è un esempio di restauro e poi di abbandono, perché da noi succede anche questo, no? Che tante grandi opere, si spendono tanti soldi e poi alla fine si lasciano così un po' abbandonate a loro stessi. Beh, noi a volte Giuseppe a Sottosopra abbiamo avuto l'impressione che i soldi si spendono più perché qualcuno ci possa speculare anziché fare un servizio ai cittadini. Questa è l'impressione. Questo è il problema dei problemi. Questo è perché se si ha a cuore le sorti della comunità, della collettività, allora la spesa viene fatta con un determinato criterio. Se invece l'occhio è puntato al business, è puntato all'occasione per averne un guadagno maggiore, è chiaro che poi ci troviamo a rilevare conseguenze nefaste e queste conseguenze nefaste purtroppo e abbiamo anche l'impressione, registriamo tutti i giorni. Abbiamo anche spesso l'impressione che c'è un affarismo eccessivo, no? Però noi abbiamo preparato da questo punto di vista uno servizio con un sunto degli attacchi che spesso l'ambiente in tutti i sensi subisce. Sì.
È pazzesco! Incredibile! Andiamo via! Dobbiamo domandare al vicesindaco. La super banca! Sì, sì. Fate sgomberare tutta la zona della banca! Ragazzi! Sgomberate dalla zona della banca! Questo è un registro dei tumori fatto qua ad Africa Nuova. E sono andato porta per porta a bussare, a chiedere cosa succedeva nelle varie famiglie. E questo è un registro di 180 persone. Ogni famiglia ha una croce, definiamolo così, perché non c'è famiglia adesso che non ha un malato, un paziente oncologico, due in casa. Io penso che è ora di aprire gli occhi e di aprire questa battaglia. Lei pensa allora che siano stati sotterrati rifiuti tossici in zona? Spero di no, però l'incidenza di tumori è molto rilevante. Ci sono. Ma il problema è questo: ai nostri figli, ai nostri nipoti, cosa gli lasceremo? L'Andrangheta non fabbrica rifiuti tossici o rifiuti radioattivi. L'Andrangheta non ha le centrali nucleari. È ovvio che se sono stati sepolti da noi è che il responsabile dell'area, il responsabile dell'industria che produce questi fusti tossici o radioattivi, insieme a chi li doveva smaltire e insieme a chi al governo, perché qua c'è anche il governo di sicuro, li doveva far arrivare nel centro di smistamento, al posto di pagare una somma X, si sono rivolti ad alcuni uomini, non a tutti gli uomini, ad alcuni uomini per chiedere il permesso di poterli sotterrare, sempre se i fusti ci sono. Quindi anche se ci sono, non è l'Andrangheta che se li ha sepolti, alcuni personaggi hanno accettato di fare lo scambio, se scambio c'è stato. Ma dietro a questi personaggi c'è chi ha fabbricato i fusti e chi li ha fatti trasportare. Ognuno di questi bestioni poi è veramente alto. Cioè, è veramente alto. Sono enormi. E poi la cosa che mi chiedo è quanta energia producono veramente? Si vedono spesso girare, però ci sono anche comunque dei giorni dove qua non c'è sempre vento. Oggi è un giorno molto calmo, con pochissimo vento, le paleoliche stanno praticamente ferme, ma quando girano è impressionante quanto rumore fanno. Normalmente noi le vediamo da lontano, quindi vediamo quel mulino romantico che gira, che ci ricorda un po' i Paesi Bassi ai tempi dell'industrializzazione, pre-industrializzazione, con i mulini che macinavano il grano. Però se uno gli sta vicino di sera, è veramente tanto rumore, che si sente anche alcune volte a chilometri di distanza, perché il vento porta il rumore. La cosa impressionante è che con le pale sono nati i centri di distribuzione elettrica, oltre che pale, sempre più pale, ancora pale e pale ancora. Adesso vogliamo chiedere al signor Gigliotti come ci difendiamo da questi attacchi continui che il nostro patrimonio ambientale deve subire. Allora, diciamo subito una cosa, che Italia Nostra è riconosciuta anche come associazione che si presenta come parte civile in tutti i processi che riguardano appunto danni ambientali e danni alla salute comunque causati da problemi ambientali. Quindi noi invitiamo tutti i cittadini a rivolgersi alle sezioni di Italia Nostra e denunciare ogni fatto del genere. Voi avete fatto vedere qua delle scene assolutamente davvero che ti lasciano senza parola. La frana di Maierato, che abbiamo vissuto tutti con tantissima davvero ansia e paura, dimostra una cosa, che verso la nostra regione il dissesto idrogeologico fa una paura spaventosa, perché è lì che bisogna investire.
Questo, voi pensate quanto lavoro potrebbe creare, quanto lavoro potrebbe creare se si mettesse davvero mano al dissesto idrogeologico? E quante morti in meno noi potremmo registrare e quanta sicurezza daremmo ai nostri cittadini e alla nostra regione? La scommessa vera sia del governo e sia della giunta regionale è questa, perché vedete, noi, dicevo prima, dobbiamo anche fare opera di educazione a guardarci intorno. Voi pensate che noi abbiamo una zona qui a Lamezia, la zona di Casturi, che sta crollando totalmente. Noi rischieremo che si verifichi quanto abbiamo già visto lì a Maierato, parliamo qui a Casturi, non stiamo parlando nelle zone di San Biasa, ci sono zone intere che si stanno spostando giù, con conseguenze che è facilmente prevedibile di una enorme pericolosità. Ma la Calabria tutta purtroppo è così, perché bisogna mettere mani a queste cose. E l'altro problema è che da un lato noi assistiamo quindi alla mancanza di cura verso il nostro territorio, dall'altro lato avete fatto vedere le pale eoliche. Noi siamo, come Italia Nostra, figuriamoci, siamo per l'energia alternativa, siamo per l'energia pulita, però dobbiamo anche domandarci una cosa: ma ste pale eoliche, già dal servizio si vedeva, ma sono davvero necessarie? Voi pensate che noi, per quanto riguarda la produzione di energia elettrica, la Calabria produce il 66,6% in più dell'energia che alla Calabria servirebbe. Noi esportiamo energia, quindi non abbiamo nessuna necessità di andare a devastare le nostre bellissime località, ad andare a impiantare queste pale nelle montagne o nelle zone belle, perché poi producono una serie di effetti, e già nel servizio se ne dava un'evidenza abbastanza plastica e concreta. Noi non abbiamo bisogno di queste paleoliche, perché noi produciamo energia a sufficienza. E così, per quanto riguarda un altro discorso, mi permetto di accennarlo, è la stessa questione che riguarda le antenne dei telefonini, le antenne dei gestori telefonici, perché è un dato anche questo che non viene mai, di cui non si parla mai. Denunciare, perché solo così possiamo tentare di fermare, assieme ad un'opera educativa di consapevolezza e di fare in modo che chi è preposto finalmente si metta l'anima in pace e cerchi di lavorare non per il bene proprio, ma per il bene della collettività. Questo è un messaggio inequivocabile da parte del nostro Giuseppe Gigliotti, ma sicuramente ci associamo anche noi. Non vogliamo che il nostro ambiente sia utilizzato per determinati scopi, vogliamo che la nostra salute sia tutelata e non vogliamo diventare una discarica. Bene, non vogliamo i rifiuti tossici, non vogliamo i rifiuti nucleari. Come avete visto dalla clip, c'è un aumento delle malattie. Un tentativo di fare della Calabria, per come dicevi tu, una pattumiera, e sarebbe anche il caso che si indagasse ulteriormente, perché non è detto che quello che è avvenuto per esempio nella zona della Campania non sia avvenuto anche da noi o nei nostri mari, no, perché anche da questo punto di vista diamo anche delle certezze ai cittadini. Tutti ci ricordiamo quello che qualche anno fa è venuto fuori, delle navi, delle scorie, no, dei rifiuti tossici che potrebbero essere anche nei nostri mari, ma una parola chiara non è mai stata detta. Colgo veramente il tuo invito a che davvero da parte di tutti noi, no, ci sia un no corale a che la Calabria diventi una pattumiera dei rifiuti, non solo nostri ma di quelli del nord, che poi sarebbe ancora più grave, no? Direi che è il momento di prendere consapevolezza, direi che i nostri figli meritano molto di più di quello che gli stiamo lasciando. Benissimo. E da questo piccolissimo studio Benissimo. Parte un appello, un messaggio trasversale a tutte le parti politiche, perché la salute non ha colore politico, la salute è salute, l'ambiente è ambiente, la ricchezza dell'ambiente è buona per tutti noi. Quindi noi lanciamo questo messaggio insieme a Giuseppe, insieme a Maria Grazia, cari telespettatori, con questo chiudiamo la terza puntata di Sottosopra Fly. Un caro saluto a tutti. Grazie a tutti.
Premac, laboratorio prove su materiali, fondato nel 1986 dall'ingegnere Giuseppe Mascaro, offre servizi di sperimentazione nel settore civile, prove su materiali e sulle strutture. La Premac garantisce l'affidabilità dei risultati ottenuti attraverso l'impiego di strumenti innovativi. Premac, Viale Santuario di Dipodi, Feroleto Antico, telefono 0968 45 38 48, email info@premac.it. Mediterraneo è una collana sul mare, come il mare si muove dentro e non sai bene dove, è una donna libera e no, non la puoi tenere, come marinai ti può sfuggire quando vuole. Mediterraneo è l'arte degli artigiani e mia madre che ha visto bucanieri e saraceni, più antica di Roma e nemmeno Roma la tenne nel sacco. E la storia d'Italia magari vista dal di sotto, o forse una nave che non prende porto ancora. Mediterraneo vola, ogni pietra scolpita. Mediterraneo è un eroe su un delfino, un irlandese che diventerà patrono, terra di Paisiello, Federico e dei D'Aquino, è un ponte sul mare fra il tuo